Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, 6 dicembre, mercoledì 6 dicembre, San Nicola. Allora, che cosa succede oggi sui giornali? Ci sono alcune notizie fondamentali di politica estera, alcune che riguardano gli affari nostri. Io partirei dagli affari nostri, di cui si occupano due rubrichisti abbastanza noti, il rubrichista del Corriere della Sera, Gramellini, e il rubrichista della Stampa, che conosco molto bene, con cui ho lavorato anche un bel po' di tempo al Foglio, che è Mattia Feltri. Entrambi si occupano, un tipico argomento da rubrica, ma anche se io ne farei qualche cosa di più, di questo signor Chiarini che ha sparato a dei delinquenti che stavano rapinando un bancomat. Quindi è una relativa legittima difesa, perché ha sparato da casa sua, perché uno di loro è stato ferito, perché non c'era un pericolo di vita per questa persona che invece è intervenuto per sventare un furto nei confronti della collettività. Gramellini usa e anche Feltri usano il timbro che mi sarei aspettato dai due rubrichisti, cioè dall'idea normale, democratica, liberale, e soprattutto da quella, diciamo, un luogo sacro del giornalismo unico, e cioè di dire: non ci troviamo nel Far West. Questa idea del Far West è come una specie di zona che dovremmo riportare in Italia, che ci sarebbe in Italia, perché la gente spara, è uno di quei luoghi comuni, ma una di quelle frasi fatte, non dei luoghi comuni, forse che la pigrizia del giornalismo utilizza sempre quando si parla di questi casi. È evidente il ragionamento che fanno Gramellini e soprattutto Mattia Feltri, dicendo che non, la vita di una persona vale più di un furto, e quindi è evidente che uno dei due abbia avuto più anni di carcere, cioè nella fattispecie l'imprenditore che ha sparato, rispetto al ladro che ha assaltato il bancomat. Però io mi chiedo, e chiedo a loro, che cosa sarebbe successo se questa persona dal balcone di casa sua, invece di vedere uno che rubava una banca, che è odiata da tutti, da Gramellini, da Feltri, da tutto il mondo normale, se quella persona stesse usando la violenza nei confronti di un'altra persona, una violenza sessuale, una rapina a mano armata, avrebbe potuto sparare? I loro pezzi sarebbero stati ugualmente così duri nei confronti di questo imprenditore che si è beccato 4 mesi di carcere più che del bandito? E chiedo loro, tutto giusto quello che loro dicono, ma gli incentivi di questa persona erano ovviamente quello di chiamare i carabinieri, che voleva dire in un piccolo paesino del Garda che non sarebbero mai arrivati, che il furto si sarebbe commesso, o l'eventuale violenza, ma che cosa voleva dire oltre al chiamare i carabinieri? Che cosa avrebbe dovuto fare? Guardare, non aspettare? Cioè, in un mondo in cui lo Stato non c'è, in cui lo Stato è totalmente assente, si può far finta che lo Stato ci sia, e allora dire: se ne occupi lo Stato, si occupi lo Stato della mia malattia, che ormai è acquisito dall'Ottocento, si occupi lo Stato del mio lavoro, che ormai è acquisito dall'Ottocento, si occupi lo Stato della mia famiglia, cioè mi permette di fare dei figli, perché se non c'è lo Stato io non posso fare figli, che è una nuova battaglia, si occupi lo Stato del mio fine vita, che è una cosa di cui stiamo parlando oggi, si occupi lo Stato di tutto, si occupi lo Stato, che forse era l'unica cosa di cui si sarebbe dovuto occupare, della mia sicurezza, tant'è che lo Stato non se ne occupa. Allora, voglio dire, ragazzi, siamo veramente convinti che lo Stato oggi è in grado di occuparsi di tutti i nostri bisogni? Forse sì, dovrebbe occuparsi di quelli primari, ma visto che non ci riesce, è abbastanza inevitabile che ci sia qualcuno che non si faccia giustizia da sé, si sostituisca allo Stato, che in realtà esiste per un contratto tra di noi per farlo esistere, perché altrimenti lo Stato non dovrebbe esistere, visto che è un sopruso nei nostri confronti, almeno così penso io da liberale. Ma comunque, fatte queste pippe ideologiche, ma lasciamole perdere per un attimo, vi voglio fare una domanda: ma Gramellini e Mattia Feltri, che pensano che tutti quelli che ritengono ingiusta la condanna di questo imprenditore ha più anni rispetto al bandito, hanno forse letto oggi non quello che dice Porro, non quello che dice l'imprenditore, non quello che dice il fascio leghismo, come adesso va di moda definire la destra, o il populismo becero dei cittadini, ma hanno forse letto oggi cosa scrive un magistrato che si chiama Carlo Nordio, peraltro grande garantista sul Messaggero? Vi consiglio di leggerlo. Carlo Nordio oggi ci spiegherà come il buon senso fa a cazzotti con l'idea che il bandito abbia meno carcere della guardia, o presunta tale. Seconda notizia della giornata:
è Trump. Trump avrebbe chiamato ieri, avrebbe fatto capire ieri che vorrebbe spostare la sua ambasciata americana da Tel Aviv, la capitale di Israele, a Gerusalemme, la capitale per altri di Israele, la capitale storica di Israele, perché è la capitale però molto contesa dalle guerre, dalle religioni, insomma creerebbe un grande pasticcio nella cosiddetta pace nel mondo. Unanimi tutti i giornali a scordare quello che ha fatto Trump come riforma fiscale, che non vedono l'ora di poterla archiviare come dato di fatto, e a parlare della questione che riguarda invece lo spostamento della capitale da Tel Aviv a Gerusalemme come l'ennesima goffa mossa del presidente americano. Siccome io anche su questo ho sempre un pregiudizio nei confronti dei nostri giornalisti, cioè che penso che dicano quello che scrive il New York Times più o meno, non più di quello, oggi ho cercato di avere un'idea diversa, e l'unica idea diversa è una giornalista della comunità, cioè Fiamma Nirestan, che scrive sul giornale. E scrive però un retroscena dicendo che ci sono tutti degli elementi intelligenti di questa mossa tattica di Trump. Io sarei portato a pensare che ci siano degli elementi meno sciocchi di quelli che fanno pensare tutti gli altri giornali, però vi devo confessare che dopo aver letto il pezzo di Fiamma Nirestan sul giornale non ho ben capito quali siano questi elementi. Forse colpa mia, la sostanza è che vorrei approfondirlo di più, oggi sui giornali non ci sono riuscito granché. Sulle banche, come al solito lo sapete, ogni giorno ve l'ho detto, il Tribunale del Popolo delle Banche è uno strumento fatto dai politici per lavarsi la coscienza sulla questione bancaria, sempre che una coscienza ce l'abbiano su questa cosa e sempre che una responsabilità ce l'abbiano. Adesso sapete su che cosa litigano? La commissione presieduta da Casini? Ci litigano sui i testi che si devono ascoltare, e quindi alcuni chiedono Ghizzoni, l'ex amministratore delegato di Unicredito, quello che avrebbe parlato con la Boschi per mettere a posto Banca Etruria secondo una ricostruzione di De Bortoli. Bene, pensate un po' voi, e allora quelli del PD dicono: ah, volete sentire Ghizzoni? E allora noi vogliamo sentire la sorella di Ghedini, di Forza Italia, e Tremonti, e vogliamo sentire, insomma, ragazzi, è una bisogna guardare il laboratorio della commissione sulle banche e pensare ai ragazzini dell'asilo, se non che su questo asilo si è costruito la gigantesca catena di errori per il quale il nostro sistema bancario ha bruciato risorse, e le ha bruciate in un tempo diverso rispetto a quella degli altri partner europei, e grazie al quale ovviamente gli altri sono salvati e noi siamo rimasti con il cerino in mano. Incredibile questa cosa delle commissioni banche, quasi come è incredibile l'Avvenire, che è un giornale che ancora mi diverte molto leggere per le sue follie, del direttore Tarquinio. Oggi riesco a leggere in prima pagina sull'Avvenire: invasione immigrati in Italia è una fake news. Anche qua mettiamoci d'accordo, perché poi se guardiamo il rapporto dello stesso Avvenire che cita, c'è un aumento degli immigrati, delle cittadinanze che hanno ottenuto, mi sembra 202.000 l'anno scorso, persone che hanno ottenuto. Certo, è una questione qualitativa definire un'invasione più o meno grave, però mi sembra che rispetto agli anni passati l'invasione, l'aumento enorme dell'immigrazione c'è, e soprattutto se noi avessimo continuato ad adottare le politiche dell'Avvenire, di Tarquinio e degli amichetti suoi, oggi ne avremmo molte di più, come dice André Marzo, di risorse in Italia, cosa che ovviamente grazie a una cura Minniti che per ora sta servendo ma che non basterà ovviamente a resistere a lungo, beh insomma quella cura qualche cosa ha fatto. Ultime due cose: Dell'Utri rimane in carcere e lo stesso PM richiede che rimanga in carcere nonostante le sue condizioni di salute, anche se i suoi, di parte del PM, consulenti gli hanno detto che sta male e quindi che sarebbe incompatibile col carcere, cuore e tumore. Beh, evidentemente in carcere ci rimane non tanto perché è mafioso, tra l'altro è in concorso esterno nell'associazione mafiosa, uno dei, voglio dire, dei reati più labili che ci siano, ma vale per lui come tanti altri carcerati per questo motivo, ma ci rimane in carcere perché Dell'Utri, non ve lo dimenticate, è amico del Cavaliere. Ci sono le elezioni e l'amico del Cavaliere, cioè di Rubiter, di tutte le condanne, deve rimanere in carcere, così che si possa sempre pensare e cioè punire profondamente e umanamente l'amico del capo della mafia, che sembra per alcuni essere Berlusconi. Ultima cosa per distrarci: il weekend non è ancora iniziato, ma ci sarà un lungo ponte, Sant'Ambrogio per i milanesi, l'Immacolata Concezione per gli italiani, poi sabato e domenica, eccetera. Vi segnalo, bellissima, la recensione, mi fido ancora sulle recensioni, di Giuliano Ferrara a Silvana Nitti, la parente del grande Nitti, la quale ha fatto una monumentale recensione di un libro, biografia di Lutero, quindi di quell'epoca dell'Europa, della Chiesa,
E oggi sul Foglio potete leggere la recensione di Ferrara nei confronti della Nitti, che ha scritto una biografia di Lutero, roba che vale migliaia di pagine mi sembra, però abbiamo forse 4 giorni di tempo, qualcuno magari parte, chi ha voglia se lo può decisamente leggere. Io vi ricordo sempre di condividere la zuppa, e poi molte notizie e altre informazioni e la mia stessa editoriale che faccio a Radio 105 lo trovate sul mio sito nicolaporro.it. Un grande abbraccio a tutti quanti e noi ci vediamo, ci sentiamo oggi attraverso i social, ci sentiamo oggi in radio alle 19 e ovviamente ogni vostro commento e condivisione è ben gradita. Ciao!